Voglio dedicare questo video all'opera La Sacra Famiglia e al primo delinearsi del materialismo storico in Marx. Fin dall'inizio Marx presenta la sua riflessione, la sua analisi della società come una concezione dell'uomo e della storia, dell'umanità, formulata in contrapposizione a Hegel e alle posizioni astratte della sinistra hegeliana. Questo è innanzitutto da dire. Nella Sacra Famiglia, che è il primo degli scritti in collaborazione con Engels, un anno dopo i manoscritti economico-filosofici del 1944, Marx delinea infatti gli aspetti iniziali della sua concezione materialistica, all'interno di un'aspra polemica nei confronti dell'idealismo dei giovani hegeliani. Se quello di Hegel è un idealismo assoluto o un idealismo dialettico, la concezione filosofica elaborata da Marx invece è indicata come un materialismo storico, in netta opposizione dunque all'idealismo hegeliano. Ma prima ancora di tentare una spiegazione particolareggiata, il significato dell'espressione materialismo storico appare già chiaro alla lettura di una celebre affermazione marxiana che compare nella prefazione allo scritto per la critica dell'economia politica. Marx scrive: non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere che determina la loro coscienza. Ecco, quindi sempre procedendo dalle dirette dichiarazioni di Marx, il materialismo è da intendersi come la concezione per cui ciò che gli individui sono dipende dalle condizioni materiali della loro esistenza, dalle loro condizioni materiali di vita. Tuttavia, ecco, al fine di capire fino in fondo la prospettiva filosofica di cui stiamo parlando, corre l'obbligo di non lasciare nulla di inspiegato, per cui bisogna specificare chiaramente cosa significa l'espressione condizioni materiali di vita. Dunque, per condizioni materiali di vita, o anche secondo l'espressione equivalente, fatti materialmente intesi, da cui dipende l'uomo, da cui dipende la vita reale e la realtà sociale, Marx intende la struttura economica, cioè l'economia. Quindi l'economia, o anche nel linguaggio marxiano la struttura, è dunque quell'elemento, l'elemento fondamentale in base al quale prende forma il mondo storico-sociale creato dall'uomo. Il mondo storico-sociale creato dall'uomo prende vita dalla struttura. Finora, quindi, appare chiaro quanto segue, cioè il materialismo in Marx si oppone all'astrattismo idealistico hegeliano, materialismo contro idealismo. Con questa espressione, materialismo, dobbiamo intendere la tendenza, anzi, con idealismo dobbiamo intendere la tendenza hegeliana di occuparsi, da parte di Hegel, di un uomo astratto, di non cogliere la specificità materiale o reale dei fenomeni che riguardano l'uomo e la sua vita, volatilizzando appunto la realtà empirica e storica in pure categorie logico-filosofiche. Questo è idealismo. Ora, a questo portava per Marx proprio il modo hegeliano di vedere nel mondo concreto nient'altro che il risultato dello svolgersi dell'idea. A questo porta l'idealismo hegeliano, a volatilizzare la realtà. Inoltre, il materialismo in Marx si riferisce al convincimento secondo cui le vere forze motrici della storia non sono di natura ideale, spirituale, come pensavano Hegel e gli hegeliani, bensì sono di natura economica. Questo è. Con il termine, quindi economia, dobbiamo poi intendere il sistema di produzione, di una determinata società. Questo è l'economia. Quindi, mettendo così assieme tutto ciò che ho detto finora,
a questo punto siamo in grado di offrire una definizione sufficientemente chiara del termine materialismo di Marx, che trova dunque espressione nella dottrina secondo cui la causa prima di tutti i fenomeni sociali è il sistema di produzione e di scambio prevalenti in un dato periodo. Sistema di produzione e di scambio. In altre parole, il materialismo non concepisce l'uomo astrattamente, come puro spirito o autocoscienza, ma lo vede nella sua concretezza, nella sua esistenza concreta, ossia nella concretezza dei rapporti materiali e sociali che lo condizionano e che lo caratterizzano, che lo contraddistinguono. E, il primo e più importante di questi rapporti materiali da cui dipende l'uomo è l'economia, e cioè il modo in cui gli uomini producono e scambiano le merci. Questo è il materialismo. Quindi, dopo aver spiegato il modo in cui dobbiamo leggere il sostantivo materialismo, dobbiamo però cercare di capire in che modo intendere l'aggettivo storico, materialismo storico marxiano. Materialismo abbiamo capito, ma storico si riferisce all'importanza data alla storicità come cifra essenziale del reale, come momento essenziale della realtà. Ora, va detto che anche l'indagine filosofica di Marx ed Engels aspira alla scientificità, ad essere scientifico, cioè vuole strutturarsi come un'analisi scientifica della realtà, intendendo per realtà soprattutto la dimensione sociale ed economica, quindi una visione scientifica della società e dell'economia. Come si è visto, questa indagine non è finalizzata alla mera contemplazione del reale o alla descrizione oggettiva della logica del suo sviluppo, ma al cambiamento della realtà. Cambia la prospettiva filosofica di Marx rispetto ad Hegel. E tuttavia, prima di tutto, Marx, esattamente come Hegel, è motivato dalla necessità di cogliere la natura più profonda del suo oggetto di studio, le caratteristiche che stanno al fondo della realtà sociale, quelle che definiscono la realtà sociale, le leggi che governano la realtà sociale, ma sono leggi diverse rispetto a quelle di Hegel. Per cui, innanzitutto, afferma Marx, la realtà è storicità, è storia, è un prodotto storico, non è l'evolversi dello spirito, del pensiero. E non esiste storia che non sia storia dell'uomo, cioè di individui reali. È l'individuo umano a essere autore e produttore del suo mondo, del mondo storico-sociale, non la ragione, non l'idea. E gli uomini agiscono innanzitutto per soddisfare i propri bisogni vitali. La realtà è storia, la storia è fatta dall'uomo e dai suoi bisogni. Per farlo gli uomini trasformano la natura, compiono azioni che potremmo indicare sempre come materiali o economiche, trasformano la natura, ad esempio. Quindi, ancora una volta, in modo polemico verso il fondamento della filosofia hegeliana, la storia non è primariamente un evento spirituale, ma un processo materiale, molto materiale, motivato da ragioni economiche. Sappiamo che per Marx la storia è produzione umana, ma l'esistenza dell'uomo è fondata sulla dialettica bisogno-soddisfacimento. Per esistere l'uomo deve mangiare, per mangiare deve trasformare la natura, ossia lavorare. Questo è il gesto economico dell'uomo. Questa è la base materiale della vita umana, il lavoro come attività vitale dell'uomo, mediante il quale lavoro, il soggetto produce i propri mezzi di sussistenza. Ecco, questo è necessariamente la prima delle azioni storiche che l'uomo compie, la prima delle azioni storiche dell'uomo. E questa continua dialettica fondata sul bisogno e il soddisfacimento del bisogno è la legge che spiega il movimento della storia, il movimento della storia reale dell'uomo, il movimento della realtà.
Quindi concezione materialistica della storia è quella per cui alla base della storia vi è il lavoro inteso come motore della storia e come suo fondamento, creatore di civiltà e di cultura, ciò che rende poi l'uomo diverso dagli altri esseri viventi, diverso e superiore rispetto agli altri esseri viventi, rispetto agli altri animali. Questo è il lavoro. La filosofia aveva, dice Marx, più o meno sempre fatto finora della ragione l'elemento distintivo dell'uomo rispetto al resto dell'umanità, dell'animalità primitiva. Per Marx non è così. Marx ritiene invece che sia il lavoro a siglare la differenza tra l'uomo e l'animale, non più la ragione, come era sempre stato interpretato dalla filosofia. E a partire da questa considerazione è forse anche più facile capire la reale drammaticità dell'analisi marxiana della condizione del salariato del lavoratore nella società capitalistica. Cioè, se è vero che l'alienazione è una condizione esistenziale per la quale il soggetto ha nel lavoro, cioè in ciò che dovrebbe costituire la sua essenza, un ostacolo insormontabile, anziché qualcosa attraverso cui l'uomo si realizza. Quindi, se l'umano è eminentemente, abbiamo detto, storicità e rapporti economici, la filosofia deve abbandonare questo teatro dei concetti puri, delle astrazioni, delle diatribe verbali, per scendere in un mondo molto più concreto e molto più drammatico, che è il mondo dell'uomo reale, popolato da servi e padroni, da sfruttati e sfruttatori, da proletari e capitalisti, che è un mondo caratterizzato dal conflitto tra le classi sociali, in radicale lotta tra di loro. Questo deve fare la filosofia. Per Marx quindi è necessaria una nuova filosofia, più seria, quella che deve farsi anche per pensiero militante. Filosofia e pensiero militante. Finora i filosofi, leggiamo nella undicesima celebre tesi su Feuerbach, si sono limitati a interpretare il mondo. Ora si tratta invece di trasformarlo, ora si tratta invece di cambiarlo. Questa trasformazione può avvenire se e solo se la filosofia saprà fare lo sforzo di cogliere l'ansia di emancipazione dell'umanità, dell'umanità alienata e di offrire all'umanità nuovi strumenti intellettuali per interpretare la realtà e per vivere la realtà. L'unica concezione capace di produrre un sapere reale dei rapporti materiali, dei rapporti economico-sociali tra gli uomini è per Marx il materialismo. Quindi la Sacra Famiglia stabilisce una connessione precisa tra il materialismo e il socialismo, cioè quella dottrina che è destinata a cambiare il mondo. Il materialismo storico marxiano così si salda alla dottrina socialista attraverso la quale Marx intende uscire dalla condizione di alienazione in cui è stato cacciato l'uomo della società moderna borghese e capitalistica al fine di costruire una nuova società senza più classi. Ora, la prospettiva materialistica marxiana è rafforzata nell'opera L'ideologia tedesca. L'ideologia tedesca è scritta nel 1845-1846, ancora una volta insieme ad Engels, e contiene la prima formulazione strutturale, organica, della concezione materialistica della storia, espressa tra l'altro con grande stile e forza letteraria. L'opera è ancora una volta un polemico giudizio critico sull'idealismo hegeliano. Fino alla prefazione di quest'opera sono precisati lo scopo e il senso della nuova acquisizione teoretica di Marx e di Engels, cioè mostrare criticamente l'errore fondamentale della filosofia tedesca che è rimasta nella sola sfera della coscienza, cioè l'errore dell'idealismo. Come già sappiamo, il materialismo marxiano infatti impone di guardare la realtà, scrivono Marx ed Engels, come fondata non sulle idee, ma sui fatti, anzi sui fatti materialmente intesi.
più in generale, e tutta la filosofia che va in qualche modo raddrizzata, messa sui piedi e non sulla testa. Sullo giusto punto di avvio è costituito da quelli che Marx ed Engels chiamano gli individui reali, l'uomo reale. Il primo presupposto di tutta la storia umana è quindi l'esistenza di individui umani viventi che sono autori del mondo storico-sociale. La prima constatazione riguarda la loro risposta a determinati bisogni materiali. Possiamo distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza, per la religione, per il linguaggio, ma essi cominciarono a distinguersi dagli animali, scrivono, allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza. Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale. Questo scrivono Marx ed Engels. Quindi la produzione dei mezzi di sussistenza atti a soddisfare i bisogni elementari è l'attività fondamentale. Per Marx ed Engels questa attività di produzione umana ha determinato, ecco, determinato e determina anche un certo tipo di rapporti sociali tra gli uomini. È la produzione che determina i rapporti sociali. Dunque, per Marx, gli individui reali strutturano i propri rapporti sociali intorno all'attività della produzione dei mezzi di sussistenza. Cioè, in concreto, cosa vuol dire questo? Concreto vuol dire che il soddisfacimento dei bisogni e l'attività di produzione dei mezzi di sussistenza è già lo specchio di una forma di organizzazione sociale e definisce la struttura dei rapporti sociali dentro quel modo della produzione. Spiegare questo concetto significa addentrarsi nello specifico dei termini, dei concetti che stanno al fondo dell'economia marxiana, cioè le forze produttive e i rapporti di produzione. Questi due concetti stanno alla base della visione sociale e storica marxiana e formano quella struttura economica che non solo è la base dell'ordinamento politico e ideologico di una società, ma le cui contraddizioni provocano crisi che sono il motore anche dell'evolversi storico. Per forze produttive Marx intende gli uomini che producono, i modi e le tecniche con cui producono e i mezzi di cui si servono per produrre. I rapporti di produzione o di proprietà indicano le relazioni sociali che si instaurano fra gli uomini nel corso della produzione e che riguardano soprattutto il possesso o meno dei mezzi di produzione. In altre parole, un certo modo di appropriarsi della natura e di trasformarla, le forze produttive, si è tradotto in passato e si traduce tuttora in un determinato complesso di rapporti tra gli uomini, in una certa organizzazione tra di loro, rapporti di produzione, detto in modo ancora più semplice. Ogni modo di produzione dà luogo a un tipo particolare di organizzazione sociale. Cioè, vi è continuità, vi è coerenza tra il modo in cui l'uomo organizza il lavoro, forze produttive, e il tipo di società a cui dà vita, rapporti di produzione. Vediamo tra poco che se è vero che ogni modo con cui l'uomo produce dà vita a un corrispondente modo di organizzare i rapporti sociali tra gli uomini e dunque dà luogo a una determinata società, è anche vero che ogni tipo di organizzazione sociale determina un tipo di antagonismo tra la classe dominante, che detiene la proprietà, e la sua controparte, cioè la classe dominata, che fornisce la forza lavoro necessaria. Questa è una dinamica che sempre si presenta nella società, secondo Marx, una contrapposizione diretta tra una classe dominante e una classe dominata.